we get it almost every night Buongiorno amici, buon inizio settimana a tutti. Siamo sempre qui nel vostro salottino di chiacchiere e caffè a presentarvi tanti ospiti interessanti con molte storie da raccontare. Oggi sono felicissima davvero di affrontare un argomento mai affrontato prima, quello che riguarda un grande campione della box, una leggenda italiana. Mi riferisco a Tiberio Mitri, davvero un campione scomparso tragicamente proprio dieci anni fa. Quindi è un'occasione anche per ricordare questa figura leggendaria che aveva conquistato il titolo italiano, nel 1948 e nel 1949 quello europeo e che aveva usato sfidare il grande Jack Lamotta, il toro scatenato, interpretato da Robert De Niro eh, nel film Storico di Martin Scorsese. Insomma, una storia affascinante sia a livello biografico, quindi umano di questo grande campione, sia sportiva. Ne parliamo con un esperto, un collega giornalista, che ha scritto un libro veramente affascinante, dedicato a Tiberio Mitri e. Adesso ve lo presento. Intanto eh, vi presento Roberto De Grassi, benvenuto Roberto. Buongiorno a voi. Roberto appunto è un giornalista, ci diamo del tu se ti va bene Buongiorno Roberto. Benvenente. Ecco, un giornalista che scrive per Il Piccolo, vero sì. di Trieste, quindi ci vedono anche gli amici del Friuli Venezia Giulia che salutiamo. Sei esattamente capo servizio della redazione, vice capo servizio della redazione sportiva. Capo servizio della redazione sportiva. Ah, sì. quindi proprio capo, sì. bene, non volevo eh, Abbassarti di grado. Allora, questo è il bellissimo libro appunto che oggi voglio presentare, Tiberio Mitri, eh, Il pugile, la favola, il dramma, per edizioni a nord-est con sede appunto a Villorba in provincia di Treviso. Ecco la copertina in bianco e nero con una delle immagini storiche di Tiberio Mitri. È davvero una storia suggestiva, tra l'altro sta affascinando da tempo anche il popolo di internet. Quindi... Tutto scritto con Severino Buff. Ecco, sì, sì. Addomani. Adesso dico tutti, tutti i riferimenti. Allora, qui vediamo appunto la copertina eh, proprio nel monitor, eh, allora Roberto De Grassi e Severino Buff av avete scritto quindi a quattro mani eh, questo bellissimo libro che rievoca tutte mh, le avventure insomma di vita e eh, sportive eh, del grande Tiberio Mitri. Allora Roberto, entriamo proprio nel vivo dell'intervista. Intanto, come mai ti è venuta con, eh, con Buff l'idea insomma di scrivere questo libro dedicato a questa leggendaria figura della boxe italiana? Ma perché è un personaggio. Ci siamo, che ci siamo resi conto è ancora attuale o comunque continua a fare discutere. Eh, basta andare anche su internet a vedere, ad esempio, i molti spezzoni dei combattimenti che vengono ri riversati, ad esempio, su YouTube, eh, oppure anche poi le pagine che gli sono state dedicate. Il personaggio continua a far discutere perché non è stato solo un campione, ha avuto una vita veramente piena di traversie anche di momenti comunque belli e, e importanti, anche questi che sono finiti poi sotto, eh, sotto l'attenzione dell'opinione dell pubblica, come la Storia d'Amore ad esempio con Miss Italia, che è una delle pagine comunque, insomma, che vengono ricordate di più della, della vita di Tiberio Mideri. Insomma, è un'idea eh, che è stata comunque anche proposta dall'editore dall e ben volentieri ci siamo cimentati in questa impresa. Ecco, un'impresa eh, davvero affascinante comunque perché ti sei veramente dovuto tuffare no? in tutti gli aneddoti, penso che ci sia stata anche una grande ricerca storiografica. Sì, da parte perché di... esiste un'autobiografia di Mitri eh, mm. che però tratta solo certi momenti della sua vita, eh, quindi diciamo eh, sceso dalla ring, poi non, eh, il libro si concludeva lì, eh, quindi eh, c'era tutto un dopo importante da, da raccontare. E ci siamo organizzati attingendo un po' al molto materiale d'archivio per fortuna con andando a ripescare quelli che erano i reportage dell'epoca certi erano bellissimi perché naturalmente si può immaginare non so, il giorno delle nozze con la Fuglia Franco quando c'era qualcuno 17 mila qualcuno 12.000 triestini che erano andati ad assistere a questo avvenimento incredibile di fatto era uno ecco vediamo qui alcune foto ecco, no? era, era uno degli avvenimenti eh, dell'anno dell ma anche a livello no? il nazionale il gossip del tempo come si dice no il eh, campione e la bellissima la più bella d'Italia perché, certo. perché eh, adesso parliamo del calciatore la velina esatto. dobbiamo Considerare che quello era fine degli anni 40, inizio anni 50, 50 e, e quindi un pugile, il pugile con il ciclista e qualche calciatore era comunque lo sportivo più noto no, come risonanza e la stessa Miss Italia era, era all'altezza delle dive dell'epoca, quindi era un autentico personaggio. Magari adesso fatichiamo a ricordarci chi ha vinto Miss Italia lo scorso settembre. No? Al tempo Fulvia Franco era stata... Era come un vediamo personaggio, qui. infatti vediamo le copertine dei rotocalchi, perché appunto all'epoca si chiamavano rotocalchi, uh -huh. eh, erano dedicate a lei, eh, la stessa, stessa Giulia di Miss Italia vedeva... Un po' tutti i personaggi più significativi dell'epoca, ad esempio, quando lei è stata eletta Miss, c'era il grande Totò come presidente di giuria. Quindi davvero grandi riconoscimenti anche da parte di esperti del cinema, no? si dice che fosse scoppiata un'enorme gelosia no? da sì. parte eh, di Tiberio Mitri proprio perché eh, Fulvia Franco sognava una carriera a Hollywood. Certo, perché chiaramente non, non poteva bastare la, la fascia, il titolo di, di Miss Italia, c'era la possibilità di intanto approdare a Cinecittà e aveva potuto farlo proprio grazie a Totò che l'aveva… Eh, le ha procurato una parte, particina, uh -huh. in, un, in un suo film e poi il sogno era comunque l'avventura americana. Ecco che quindi a un certo punto Mitri si è trovato a dover gestire eh, la preoccupazione per il combattimento con la Motta, quindi con un grandissimo del, del pugilato e nello stesso tempo la, diciamo, la preoccupazione e l'ansia per una moglie che lo aveva raggiunto, non si so sa bene fino a che punto poi lui fosse contento, anzi non era particolarmente contento perché chiaramente rappresentava comunque una fonte di, di distrazione e, e lei appunto andava a cercare degli ingaggi, sognava gli ingaggi a Hollywood, poi in realtà l'avventura americana non è stata fortunata né per lui né per lei perché lui è stato sconfitto nel combattimento. E lei non è riuscita a strappare nessun contratto. Ecco, diventare famosa. Forse anche queste, queste delusioni hanno influito nell'andamento del loro matrimonio. Sì, diciamo che la gelosia per quanto riguarda Amiti poi ha rappresentato comunque una, una costante, no? la separazione eh, infatti poi è venuta proprio a causa di, di un rapporto che era logoro anche mm. perché insomma. Cioè lui era sempre geloso e lei è. E lei forse gli dava motivo di esserlo ogni tanto. Eh, no? Forse per questa comunque emancipazione, no? una beh, donna sì. che voleva fare carriera per, al tempo. Per quanto lui fosse largamente più birichino, diciamo. Ah, ecco, <ride> allora mettiamo i puntini su lei, Roberto. <ride> Hai fatto bene a fare questa annotazione, no? Quindi, insomma, lui predicava bene e razzolava magari male. Sì. Va bene, ma insomma era anche un'altra Italia per cui chiaramente insomma diciamo. Eh, anche se alcune è... cose forse non sono cambiate, insomma dai, comunque, cioè, comunque... parentesi rosa, diciamo un po' di, di cronaca rosa. Eh, ma torniamo appunto alla grande storia sportiva no? di questo campione della box che ha portato questo sport comunque a livelli altissimi, no? diventando anche poi popolare, rendendolo ancora più popolare. Sì, eh, sì poi eh, lui mh, tra l'altro combatteva in un momento in cui veramente dei grandi nomi, perché oltre alla motta che abbiamo citato prima, uh -huh. ad esempio in Francia c'era Serdan che in questo caso parentesi rosa, perché tutti ricordano naturalmente la sua storia d'amore con Edith Piaf. Ah, ecco, lo e... sapevo, la grande poetessa, no? Edith... No, la, la, la cantante. Cantante, ah no, giusto, cantante. E, e quindi eh, erano veramente dei grandi personaggi, insomma, poi ripeto, a livello a livello mediatico... Eh, era uno degli sport trainanti insomma il calcio non aveva ancora cioè, era seguito però solo i grandissimi insomma diventava autenticamente popolari no? il ciclismo ecco era l'altro sport insieme al pugilato trainante eh sempre per stare in tema rosa, mm -hmm. eh, naturalmente in quegli anni, anno più anno meno, c'era la Dama Bianca, la Dama Bianca, allora appunto, la, la, di la, la Dama Bianca Occhini con gossip. questa storia che aveva appassionato anche in questo caso gli italiani. E in un periodo appunto in cui non c'erano ancora i calciatori e le veline, no. No, Roberto, erano questi gossip, se vogliamo, questi amori tra grandi sportivi della boxe e del ciclismo e queste donne comunque bellissime. Certo, poi la storia tra Mitri e la Fuglia Franco era particolare anche perché si è sviluppata a Trieste che in quel momento era comunque sotto il governo militare alleato, quindi era anche un contesto storico del tutto particolare. E anche questo contribuiva a rendere affascinante questa, questa love story. Ecco, hai fatto bene a inquadrare un po' anche il periodo storico. No? Ricordiamo che Tiberio Mitri è nato a Trieste, nasce a Trieste. Vediamo qui: mi ero presa due appunti. Il 12 luglio del 1926 ed è morto a Roma il 12 febbraio del 2001, tragicamente. Era sì. un vestito Sì, da la morte più treno. straziante che uno possa immaginare, anche perché lui era malato. Lui soffriva di Alzheimer, eh, Parkinson completamente sordo e quindi lui vagava in questo stato di incoscienza, sì, di incoscienza lungo i binari del treno, eh, era un'alba, è arrivato il treno che portava i pendolari da Roma Vecchia, a Civitavecchia, naturalmente il macchinista ha cercato di, di, per quanto possibile insomma, di segnalare eh, l'arrivo la, del del treno ma non, non è stato possibile proprio perché in quel momento Mitri non era in grado di rendersi conto neanche di quello che stava succedendo ecco probabilmente proprio anche lo sport che ha fatto no? i colpi ricevuti li hanno provocato, si dice forse anche queste patologie un Sì, infatti no, un capitolo è dedicato anche a questo perché è vero che comunque molti mm. campioni sono trovati alle prese con, uh, con queste malattie con insomma. problemi quindi anche di salute no? e <ride> poi anche col sì. crollo di una carriera con i dolori Enormi che ha affrontato nella sua vita, sì. inclusa la morte dei due figli, certo. questo Alessandro. Sì. E... Poi per quanto riguarda il malattiero, possiamo ricordare, lì ad esempio parliamo anche di Duilio Loi, che è stato un altro grande, sì. anche lui, legato a Trieste del pugilato italiano, e anche lui sofferente, e poi morto eh, con una coda anche di polemiche perché aveva fatto richiesta alla legge Bacchelli, perché poi è anche vero che molti, eh, è successo che molti pugili si sono trovati veramente alle prese con gravi problemi economici una volta scesi dal ring. Ecco, mi fa piacere descrivere perché è molto toccante no? una parte che leggo qui sul retro della copertina. Eh, dedicato appunto a Tiberio Mitri. Il TAF 1226 Roma Civitavecchia si allontanò dalla stazione lentamente, quasi condividesse un risveglio pesantito dalla luce ancora incerta del giorno. Il ponte di Porta Maggiore, l'uomo vagava in mezzo ai binari, i macchinisti videro in lontananza la sua sagoma di spalle. Suonarono l'allarme, tentarono di fermare la corsa, l'uomo era ancora lì, non poteva più sentirli. Fu un agente della polizia ferroviaria a recuperare il passaporto. Qui c'è scri scritto Mitri, era Tiberio Mitri, il Pugile. Tiberio Mitri è morto alle 6.48 del 12 febbraio 2001, travolto da un treno alla periferia di Roma. Aveva 74 anni. Quindi comunque una lunga vita, appunto interrotta sì. in ogni caso tragicamente. Il 12 febbraio, quindi sabato prossimo, ricorrono sì, sì, i dieci sì. anni dalla morte di questo grande campione. No? Un'occasione, eh, ripeto, per ricordarlo, per ricordare anche le sue imprese e poi, ripeto, questa vita comunque tragica, dolorosa. La vogliamo un po' ripercorrere, no? adesso abbiamo fatto un'introduzione. Sì, Diciamo che è stata Roberto. una vita in salita sin dall'inizio perché si è trovato a perdere il padre bambino. Mm. E quindi poi è andato nell'istituto dei poveri di Trieste, è stato così un primo contatto con, con la vita, eh, chiaramente, insomma. Con le durezze dico, comunque con della durezza. vita. Le durezze, perché comunque è stata di condividere poi, insomma, per quanto... Naturalmente ci fossero delle, delle regole, è chiaro che so, all'interno della camminata naturalmente poi c'era anche un po' la, 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 la legge del, del più forte, insomma sì, per quanto riguardava la gestione dei rapporti e lui ha dovuto in questo caso cominciare a imporsi. E poi quando ha cominciato a incanalare la sua energia nel, nel pugilato, cominciando a frequentare le palestre. Già da ragazzino. E vero? avviandosi, mm -hmm. sì, 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 infatti, eh, e avviandosi verso una carriera al momento da dilettante promettente, poi è arrivata subito la guerra che l'ha messo di, anche lì di fronte a, ad, altri, ad altri drammi, con un periodo di detenzione in risiera e quindi altri, Nella risiera di San Salda, a, altri momenti quindi... Di, di difficoltà. Infatti. In questo eh. caso diciamo sì minimo minima popolarità, comunque essere pugile è riuscito anche a, a... A sopravvivere, insomma, perché infatti ha trovato anche qui... chi l'ha aiutato. Comunque. Eh, esatto, comunque, grande tenacia dimostrato no? di fronte sì. a queste prove difficili ha sempre tirato fuori il carattere. Leggo, infatti, qui sempre eh, dalla, dalla copertina: Il ritorno al pugilato è un'esaltante catena di successi dopo la parentesi dolorosa di San Sabba, sempre più su fino alla conquista del titolo di campione d'Europa dei medi. L'incontro, poi con la miss Italia Fulvia Franco, apre una storia d'amore travolgente e appassionante, che, no, che appassionerà gli italiani e vedrà eh, al matrimonio 7000 appunto certo. o 12.000, insomma non si sa, Triestini in delirio, questo l'abbiamo accennato prima come davvero le star del tempo, no? e il campione è la più bella d'Italia, una love story dal sapore di fiaba, anni di passione che verrà poi dilaniata dalla gelosia e dai tradimenti, e finirà con la separazione. Quindi questo sempre mentre lui era all'apice comunque del successo, no? Più o meno comunque eh, mentre era già sì, fermato, sì, diciamo come che campione. ha avuto dei momenti, dei picchi di successi e poi anche dei momenti in cui sembrava che tutto, tutto finisse. Diciamo che eh, ha avuto la forza, anche dopo la sconfitta con, con la Motta, di rialzare la testa e di tornare poi sul, sul trono d'Europa, e quindi è stata una bella prova di carattere. Ecco Cambiando anche, anche vita, perché comunque in mezzo c'è stato il trasferimento poi a Roma, in quel caso al seguito, al seguito anche della moglie, naturalmente, delle ambizioni cinematografiche. Ecco, doveva scontrarsi anche no, con questo tipo di, di problematica personale, familiare. Leggo sempre qui, il valore di Tiberio Mitri per anni ha diviso gli appassionati di box. Tutti d'accordo nel definirlo un grande campione, ma la collocazione in un'ipotetica top ten è stata fonte di discussioni. No? Sì, perché, perché infatti c'è questa considerazione di fondo che lui non è mai stato campione del mondo. Mm. Quindi eh, nella storia del pugilato italiano ci sono molti, molti insomma, Diciamo, comunque diversi, numerosi pugili che sono riusciti a farci ad arrivare numero uno al mondo, però non hanno avuto comunque la sua notorietà e eh, di cui magari eh, si sono già persi le tracce o cioè ci siamo dimenticati, per quanto magari loro, i loro successi siano arrivati in un'epoca più recente rispetto a quella, a quella di Mitri e che probabilmente ha contribuito a creare la leggenda eh, sono stati anche gli avversari, è chiaro che Jack Lamotta è un grandissimo, quindi è già questo che nobilita anche la, il curriculum dell'avversario. Certo, decisamente, quindi ha, ha vissuto in qualche modo no, anche con la gloria riflessa, se vogliamo, di Jack Lamotta. Però probabilmente eh, io non lo conosco appunto come, come personaggio, mi fa piacere avere te qui oggi così mi aiuti un po' ad approfondire in questa personalità, però forse aveva carisma no? anche lui, sì, era una ma persona. Ma poi si è, messo, si è messo anche in gioco perché comunque la strada verso la prima conquista del titolo europeo se l'è costruita ad esempio lontano dall'Italia, uh -huh. quindi anziché aspettare l'occasione sui ring di casa ha avuto il coraggio di mettersi in gioco, di andare ad affrontare combattimenti, fossero a Parigi, fossero in Belgio. E, e anche questo ha contribuito a renderlo popolare perché naturalmente pensiamo a so, un combattimento contro un pugile belga, mm -hmm. ecco che gli italiani che si trovavano lì, in buona parte minatori come sappiamo, insomma, eh, ah, sì, ripercorrendo un po' la storia dell'immigrazione italiana in quegli anni, ecco che sono andati a fare il tifo per, per Mitri, quindi è diventata veramente una vittoria dell'Italia in, in quel caso al di là del, del, del successo meramente sportivo no? ecco quindi anche questo insomma, la, la, ha, la, contribuito. ha contribuito lui muoveva no, lo spirito se vogliamo italico tra... sì perché? perché era un personaggio comunque era di bell'aspetto quindi l'angelo biondo ehm, no, sì, finito quindi eh, anche questo aiutava innegabilmente, insomma, aveva comunque era, era simpatico, per quanto non fosse insomma, proprio un tipo guascone, però in ogni caso eh, riusciva a catturare sicuramente la simpatia delle Coltiva persone, si è visto anche una volta lasciato, lasciato il ring. La stessa carriera cinematografica, bene o male, nel suo caso, insomma, né lui né lei hanno avuto eh, delle prove d'attore da, da significative. Però lui ha fatto anche l'attore, vero? Ricordiamo lui anche questo. Lui ha fatto l'attore no? e paradossalmente comunque i, la sua filmografia mm -hmm. è più ricca rispetto a quella di Foglia Franco. Eh, chissà Perché che... Perché prima vedevo che scorrevano delle immagini, c'era proprio uno dei momenti, forse il momento più, eh, più noto della filmografia mm -hmm. della, della Franco, che è l'apparizione la, in, in un finale episodi con, eh, con Nino Manfredi, nel quale lei... Lui è un militare in licenza, che... eccola, proprio questa. Sì. Infatti, ecco, e questo è uno dei momenti. Dato che era un episodio molto simpatico, ma praticamente privo, privo di dialoghi, però la sua bellezza era abbagliante, insomma, molto eh, giocato sugli su, su sguardi sottintesi. e sottintesi. Ecco, questo era diciamo forse una delle pagine più significative della sua carriera cinematografica uh -huh. Mitri invece ha potuto comunque apparire in film come La Grande Guerra i due nemici ecco, con Sordi e Devin Even. rendiamo merito anche di questa sua carriera nel 59 Leggo qui fu nel cast appunto della Grande Guerra al fianco di Vittorio Gasman e Alberto Sordi, quindi grandissimi attori no, del cinema sì, italiano con Gasman poi era diventato anche, anche amico perché sappiamo che Gasman Comunque era un personaggio appassionato di sport, aveva giocato anche a basket in, in gioventù e mm. quindi era... Era affascinato dalla, dalla, dalla persona. Dalla figura no, di Mitri. E in quel periodo, sempre anni fine anni 50, apparve spesso anche in televisione, no? Quindi anche proprio negli anni 60, ospite di trasmissioni di varietà. Quindi un successo mediatico anche proprio a livello nazionale popolare. Dopo il 75 si può dire terminata anche la carriera cinematografica. Parte una piccola parte in La signora della notte, nei panni di se stesso, nel 1985. E il Cameo, ancora nei panni di se stesso, in Pugili. Del 1995, sì. quindi anni anche abbastanza sì. recenti. Diciamo che sono due pellicole eh, completamente diverse: cioè La Signora della Notte è meglio dimenticarla perché eh, era sì. un, un film con Serena Grandi. Ah, addirittura un, non c'era scritto, quindi non c'era. So, sì, più, ma insomma. Una diciamo che è dimenticabile assolutamente. Eh, mentre Pugili è significativo, infatti, quando abbiamo presentato il libro a Trieste è intervenuto Lino Capolicchio, che è stato il regista uh -huh. tra, eh, di Pugili e si è battuto molto per portare addirittura a Hollywood la storia di Mitri. Uh -huh. eh, aveva preparato una sceneggiatura di 400 pagine, uh -huh. l'aveva sottoposta alla Columbia Pictures, il uh -huh. progetto poi non era mai decollato. Dopo qualche anno ci ha rimesso mano è stata un po' asciugata la, la sceneggiatura, è diventato questo Pugili, che è un film a episodi eh, con Mitri che praticamente fa un po' da collante, da filo conduttore della vicenda mm. e tra l'altro come curiosità è stato il film che ha lanciato Pierfrancesco Favino che proprio in, quel, eh, in Pugili ha avuto una parte di un... Pugile preoccupato poi, sì. alla, ah, alla vigilia, sì, infatti è molto credibile, Molto credibile, attualmente uno dei più bravi sì. attori italiani. Recitando con, con, in dialetto veneto, con cadenza veneta. Ma dai, sì. Quindi, un romano che recitava. Ma è stato bravissimo, Beh, è stato bravissimo allora. è stato bravo, ha studiato, sì, ma sì. davvero è considerato un talento del cinema italiano. Poi si è affermato diciamo, a livello di fama popolare con il regista Muccino, con Gabriele Muccino che l'ha sdoganato, insomma, tra i più bravi attori italiani del momento e siamo quasi in chiusura Roberto della prima parte del programma ma tu sei con noi anche dopo la pubblicità perché questo libro, questa storia di Tiberio Mitri meritano un'attenzione davvero particolare voglio ricordare a proposito di cinema, fiction, televisione che eh, la storia di Mitri piace talmente tanto, questa veramente leggenda ormai di questo campione, che anche la Rai ne ha tratto una fiction sì. ovvero che andrà in onda prossimamente come si dice e Mitri Viene si dovrebbe essere il mese prossimo ecco il mese prossimo quindi siamo così agli sgoccioli diciamo perché anche la Rai eh, trasmetta questo, quella, la storia di questo grande campione interpretato sullo schermo da Luca Argentero quindi altro volto che piace sì. molto alle donne non ha proprio l'aria da pugile forse Argentero no non somiglia neanche per niente a Mitri ma comunque ma non perché uno, uno è Bruno l'altro è Biondo. E, e Martina Stella invece farà la parte della Fuglia Franco Ecco, diciamo che hanno fatto una scelta di godivine del pubblico, perché sono due attori molto popolari. Sì, diciamo che in, comu in comune con i prota protagonisti della, della storia vera, diciamo che sono giovani e belli. E probabilmente le analogie. Si concludono qua, mm. Comunque, Comunque la seguiremo. No, sarà Direi che l'ideale è leggere il tuo libro e poi con gli strumenti anche storici a no, portata di mano che ci sono anche nel libro è possibile guardare no, con una preparazione maggiore anche la fiction. Allora eh, il solito stacchetto pubblicitario, Roberto, poi torniamo qui sempre con te a parlare del grande Tiberio Mitri. Amici, mi raccomando, non perdete la seconda parte del programma perché ci sono ancora moltissime storie e aneddoti da raccontare anche dei filmati da vedere insieme a Roberto De Grassi. A tra poco. Amici bentornati in diretta nel vostro salottino di chiacchiere e caffè, siamo sempre in compagnia del collega giornalista Roberto De Grassi, di nuovo ciao Roberto, di nuovo buongiorno, di nuovo, buongiorno. allora sei qui con noi e ti ringrazio davvero di essere qui, sei arrivato da Trieste giusto? Più o meno, insomma, quasi. dal Friuli più o meno. Ma, vabbè, diciamo per lavoro eh. mi trovo dall'altra parte, però, però insomma, la strada è quella. Ti ringrazio perché ricordo che sei caposervizio della redazione sportiva del Piccolo di Trieste e hai scritto oggi, sei in veste di scrittore insieme a Severino Baff. Questo bellissimo, suggestivo eh, libro dedicato a Tiberio Mitri, un grandissimo campione no, della box, del pugilato italiano, ma che ha suggestionato il pubblico, l'Italia intera, ma direi anche eh, tutti gli appassionati di boxe nel mondo per la sua autobiografia, no? anche per la sua, no, autobiografia, per la sua biografia così intensa, fatta di drammi, eh, di successi, fatta anche di cronaca rosa, per eh, la sua tormentata, appassionata storia d'amore con la Miss Italia del Tempo Fulvia Franco. Insomma, faccio una piccola sintesi per gli amici che si sono collegati ora. Ricordo appunto, vediamo la copertina del libro Tiberio Mitri, eh, edito da eh, Edizioni a Nord-Est, con sede a Villorba in provincia di Treviso. Sottotitolo Il. Pugile, la favola, il dramma, perché ricordiamo che è scomparso ormai dieci anni fa, no? il 12 di febbraio ricorrono i dieci anni della scomparsa del grande Pugile, investito da un treno sì. a Roma. Sì, purtroppo non è neanche stato l'unico dramma, perché comunque nella sua vita ci sono state altre pagine. Dolorose, dolorose come la morte dei, figli, dei figli, che adesso ci racconterai anche come sono mancati poi il doloroso rapporto comunque finito male con Fulvia Franco, con la separazione. Ecco, leggo brevemente no, una sorta di sinossi del libro, così eh, facciamo una piccola sintesi e riprendiamo anche le varie tappe sportive, in particolare abbiamo dei video con il grande Jack Lamotta nello scontro che ha segnato in qualche modo la sua carriera sportiva. Allora leggo, ci sono eroi dello sport che non vengono dimenticati, non solo per i successi mondiali o i record stabiliti, soprattutto per la loro vicenda umana. Tiberio Mitri, campione europeo volato a New York per sfidare Jack Lamotta in uno storico incontro al Madison Square Garden, è stato sposato con la Miss Italia 58 Fulvia Franco. Fece anche l'attore, fu amico di Michelangelo 48. Antonioni. Vittorio Gasman, eppure è morto in povertà, malato, travolto da un treno, il 12 febbraio di dieci anni fa. Con Tiberio Mitri, il pugile, la favola e il dramma, edizioni a nord-est, i giornalisti Roberto De Grassi e Severino Buff raccontano la storia di questo mito del pugilato attraverso testimonianze inedite e aneddoti ormai leggendari. Ecco, come dice bene eh, questa sorta di sintesi no, del libro, ci sono, ricordavi anche tu prima, campioni del pugilato anche recenti che sono un po' entrati nel dimenticatoio. Mitri resta nella leggenda. Sì. Enormi sono i contatti anche su internet, del suo sito, eh, molti video su YouTube, eh, una fiction che tra un mesetto anche la Rai proporrà, eh, lo ricordavamo prima della pubblicità, con Tiberio Mitri interpretato da Luca Argentero e Martina Stella invece nei panni di Fulvia Franco, sì, giusto? Quindi due belli del cinema che faranno un po' rivivere questa leggenda, ma mh, per gli appassionati che vogliono davvero approfondire invitiamo davvero alla lettura di questo libro appunto dedicato al grande Tiberio Mitri. E allora Roberto riprendiamo un po' le fila del discorso, in particolare ricordiamo questo incontro no, leggendario tra Mitri e Jack Lamotta, ricordo interpretato anche da Robert De Niro nel film Storico di Martin Scorsese. Abbiamo anche delle immagini, allora chiedo alla regia di mandare in onda le immagini dello storico incontro tra Due campioni e le commentiamo insieme a Roberto De Grassi. Con un volteggio Mitri sorvola le corde del ring, passata all'atmosfera pluria della vigilia. La motta non si spreca in agilità. Due uomini, due figli: Miss America 49 e Miss Italia 48. Le due mogli assistono al combattimento acceso senza preamboli. Mitri, calzoncini bianchi, è ancora un po' legato. Il toro del Bronx assalta. Quando Mitri lo costringe a interrompersi, alza le braccia con gesto di protesta ed invita al combattimento. Settima ripresa, le sorti ancora si bilanciano. Jack è più pesante. Tiberio danza con la sua proverbiale mobilità e riesce ad ingannarlo. È il compleanno del nostro campione, come sta festeggiandolo, su sette riprese, cinque sono state sue. Ma adesso l'americano piazza i suoi pesanti colpi di falce. Tira alla faccia, al flesso solare. Dal nono round Mitri ha accusato i colpi, tuttavia arriva a collocare i suoi 1-2 e riesce anche simpatico al pubblico che non ama Jack, dalla tredicesima ripresa i due pugili sono stanchi. La motta cerca di risolvere violentemente per knockout. Tiberio è stato colpito duro, la sua mobilità è molto ridotta, ma si difende con coraggio. Trova ancora l'energia per nuovi spunti. Alla fine dirà di essersi battuto con la sinistra lussata. Ultima ripresa, i ritorni del nostro hanno una decisione disperata. La motta impone il suo stile. Ormai l'incontro è suo: vincerà ai punti. Le riprese accordate gli variano da 8 a 12. È la prima volta che Tiberio perde. Chiedo una prossima rivincita, dice, per quando conoscerò meglio la box americana. Ecco, abbiamo visto delle immagini veramente interessanti, no? Anche così. Per... Sì, perché poi questi spezzoni sono sono molto interessanti anche per, per il commento. No? Certo, infatti, il commento per fare un tuffo nel, anche nelle telecroniche sì, sportive. Infatti, no, in occasione tempo. di un precedente combattimento abbiamo trascritto praticamente quello che era il testo poi del Cinegiornale Giornale Incom dell'epoca. Dell proprio perché c'era poi l'esaltazione, no? l'italiano contro il Tarzan avversario, insomma, comunque era molto Ma infatti era, era molto... tutto un trionfo di aggettivi, sì, no? Allora Jack Lamotta era il toro scatenato, certo. no? Poi Mitri comunque ha detto il telecronista che non, non so chi sia del tempo che era comunque molto amato rispetto a Jack Lamotta che non stava tanto simpatico invece al pubblico americano, ho sentito riporto queste parole sì. no? anche Giacomotta non a caso vedi se le scegliono sempre brutte era insieme a Miss America e Invece Tiberio Mitri ha messo Italia, quindi anche lì l'incrocio tra sport, cronaca rosa e gossip. Sì, infatti poi abbiamo visto anche il film Toro Scatenato, quindi sappiamo che anche lì i rapporti poi familiari erano mm. particolarmente complessi anche nel caso di Jack Lamotta, rapporti col fratello. Ma la era madre, amico quindi... Jack Lamotta, però non era in buoni rapporti con Tiberio Mitri. Ma poi ma, diciamo che in realtà c'è stato il combattimento. Poi, Dopo, ma dopo ha speso comunque delle parole eh, benevole nei confronti di, di Dimitri. Dimitri. E Mitri è stato portato, quando è uscito Toro Scatenato, insieme al figlio e a un paio di, di, di giornalisti, a Gianni Minà e a Giampaolo Mezzano, l'hanno portato alla prima italiana del film. No? Mm. E, e sì, si era un po' emozionato, poi comunque aveva... Aveva concluso con un paio di battute delle sue per vedere un po', diciamo, però poteva mostrare, in fin dei conti poteva anche mostrarmi perché poi non è che ci si sono fermi sul combattimento con Mitri, mm -hmm. ma hanno preferito puntare su altre, su altre parti. Quindi non aveva avuto un ruolo chiaro, assolutamente nel film, no, eh. proprio no. E, e quindi eh, commentare, ma insomma, sostanzialmente la sostanza della mi ricordo la frase ma praticamente ha mostrato tanti scalzacani che poteva mostrare anche me, eh, insomma, vedi, a me, comunque punto. aveva conservato una bella autoironia sì. no, in questo senso. Sì, sì, questa devo dire no, non gli è mancata fino agli ultimi giorni. Ecco, eh, nonostante appunto siano finiti tragicamente. Eh, leggo dalla prefazione di Nino, benvenuti, no? Altro grande nome eh, di questo sport. Ripenso al suo combattimento al Madison Square Garden contro Jack Lamotta, il suo incontro peggiore, una prova di enorme coraggio, ma anche un supplizio. Il toro lo colpiva da tutte le parti, ma Tiberio non indietreggiava, non voleva cedere. Forse sarebbe stato meglio arrendersi, ma lui voleva fermamente arrivare fino in fondo, rimanere in piedi. Ci è riuscito, ma a che prezzo. Ecco sì, quello è stato un combattimento poi particolare, perché non dobbiamo considerare che alla, alla vigilia comunque del combattimento poco prima eh, mi aveva perso il manager. E che gli faceva un po' anche da, da consigliere, naturalmente. E infatti sconsigliava di ad, mh, tentare subito l'avventura americana. Uh -huh. A quel punto, un po' allo sbando dal punto di vista organizzativo, eh, si sono affacciati alla ribalta dei personaggi con molti meno scrupoli di quello che poteva avere il suo buon manager, ormai defunto e quindi lo hanno consigliato di tentare l'assalto la, al, titolo, al titolo mondiale. Calco, dobbiamo considerare che poi il pugilato comunque c'era anche una commissione tra sport e affari sporchi al, per quanto riguardava certi match di cartello in, in America e, e Miti si è trovato completamente sballottato, l'hanno affidato anche a degli allenatori locali. Uh -huh che hanno praticamente snaturato quello che era il suo stile. Infatti nella sua, ehm, nel suo curriculum sono relativamente pochi i combattimenti risolti prima del limite perché non aveva quella che si chiama la castagna, insomma, la, la, la botta del, del KO immediato. No? Era un pugile che piaceva invece per la sua eleganza, per lo stile e, e lì invece in America... Avevamo, cercato di cambiargli un po' questa, questa sua impronta anche nelle sue e si è visto perché i risultati lui stesso gestione. ha poi ha ammesso che non era lui praticamente. Ah, quindi una cattiva gestione Roberto, no? sì. dicendo questo proprio anche del suo talento sportivo. Non si sa fino a che punto eh, involontaria mm. o in realtà insomma era un po' l'agnello sacrificale, l'italiano che veniva. Sì, mandato spedito, allo sbaraglio, infatti, se vogliamo un po' così. Ecco, leggo qui, nel 1957 con 101 match disputati di cui 88 vittorie, 7 spareggi e 6 sconfitte, appese i guantoni al chiodo. no, Mitri? Dieci anni dopo, ricordando la sua carriera di pugile, scriverà nell'epilogo del suo libro La botta in testa, quindi lui ha scritto anche una sua autobiografia, sì. no? La botta in testa. In un festoso locale di Trastevere annunciai alla stampa il mio ritiro dal ring. Da quel momento vedevo allontanarsi un mondo che mi aveva fatto in fretta, senza incertezze. Si allontanava come quando si segue un oggetto al margine della ferrovia e in breve non si può più nemmeno immaginare tanto breve è stata l'apparizione. Tutto era passato in un soffio, i combattimenti con Jack il toro e Umez il minatore, i miei liquidatori, molti avevano trovato scuse per le mie sconfitte incolpando persone a me vicine, ma io no, mai, bisogna essere onesti con se stessi, me stesso. Non ce l'avevo fatta a superare ostacoli più grossi, il mio record parlava chiaro. Ecco, sono parole molto toccanti, eh, secondo sì. me, questi Tiberio bariometri, perché ne rivelano comunque l'onestà. Eh. Intellettuale anche, sì, in sì, ma senso. non cercava alibi assolutamente Alla, anche al termine dei combattimenti andati male. Comunque riconosceva quello che non aveva funzionato e spesso, eh, appunto, attribuiva a se stesso la, la responsabilità senza prendersela con. Eh, con altri, con gli senza, altri, senza delegare. Ecco, poi comunque un accenno lo fa no, a queste persone eh, a lui vicine che appunto erano un po' furbette o non come lui mh, si assumevano la responsabilità delle proprie azioni. Sì, no? oppure si può cogliere anche un riferimento alla stessa Foglia Franco perché appunto, eh, come dicevamo prima, il combattimento con la motta eh, comunque insomma l'insuccesso poi è stato spiegato anche dal, dal fatto che lui era rosano dal tallo della gelosia e quindi non, la testa non, non stava completamente sul ring ma comunque seguiva anche Il cuore. le bizze sì, della, Beh, della consorte questo mi viene da pensare che è un po' anche la chiave che spiega questo successo nazional popolare di Mitri no? perché non era un campione come una macchina, sì. non era freddo no? era molto umano i suoi successi e insuccessi erano legati anche a questa sua emotività le sue passioni al suo amore, no? questo legame con Fulvio Franco, questo si sa che è un popolo comunque sentimentale come quello italico, diciamo così, questo piace. Sì, poi il Pugilato regala spesso delle pagine del genere, non a caso anche dal punto di vista cinematografico, è probabilmente lo sport in assoluto che funziona di più, che ha regalato comunque i film più significativi eh, a livello appunto del, 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 dello sport. Infatti, di pellicole calcistiche ne ricordiamo ben poche, mm -hmm. invece pugilato appunto, dato lo scatenato poi vabbè, a Rocky, ecco, per quanto Rocky eh, magari sì, con Mitri è una storia sì, un po' più americana. No, però io quel ricordo anche il campione the Champion sì, con certo. le lacrime su lacrime di commozione con questo bambino che perde il papà, che doveva combattere per sì. garantirgli un futuro economico, insomma, ci sì, presta molto... Poi c'era il compassato di Carnera, quindi comunque c'erano... Eh, ci sono stati diversi film proprio perché il pugilato racconta queste storie, quindi sì, l'uomo eh, che arriva sulla vetta del mondo però con una, di solito una storia molto, molto difficile alle spalle. Ecco, ehm, nelle mh, frasi qui appunto di Tiberio Mitri c'è anche un accenno a un altro campione, Umez, il minatore, no? Lui si è trovato sì. sempre di fronte comunque dei grandi campioni. Dicevamo sì. che al tempo la box aveva grandi nomi di sportivi. Ci guardiamo altre immagini, Roberto, che ci ha eh, sempre procurato il nostro regista, e così commentiamo. Qui penso che possiamo anche parlarci sopra. Abbiamo una serie di video per ecco, Fulmine Vittoria, mm. eccolo qua, Umez sì. su Mitri, quindi questo Tiberio minatore. Calzoncini eh, ha va bene contro il francese Unes. già altra volta più vincitore. Ma chiusa in vantaggio la prima ripresa, registrati punti attivi anche nella seconda, va a terra nella terza. E da questo momento la sua sorte è segnata. L'avversario ha compreso che Mitri ha accusato il colpo e non gli dà più tregua. La mattata lo ha colpito al mento. L'arbitro inizia il conteggio, mentre il campione d'Europa cerca di rimettersi in forze. Ginocchio a terra attende di riprendere il combattimento. Ma ormai Unessi sta di avere partita vinta. Tutto sta a non concedere respiro all'avversario. Tempestato di colpi, Tiberio cerca in vano di reagire. se riuscisse a finire la ripresa forse si salverebbe no, non ce la farà proprio quando mancheranno soltanto due secondi al colpo di Gong l'arbitro sospenderà il combattimento assegnando la vittoria al MES per knockout tecnico Tiberio torna mortificato al suo angolo mentre il francese raggiante ricambia le manifestazioni di gioia dei suoi secondi il MES ha vinto e adesso tutti gli onori sono per lui il nuovo campione europeo dei medi abbiamo visto sì. anche la eh, è c era c era. stato con la motta forse anche più di, di la motta uno dell'avversario sì ma no l'avversario che ha anche regalato a, a Mitri l'amarezza più cocenti perché, perché appunto l'ha sconfitto ma anche in quel modo e anche anche Umez era un bel personaggio, insomma, c'è cioè, il fatto appunto che di scontrarsi perché, con No, perché poi Minatore non era, non era proprio un, un soprannome, ma anche in questo caso eh, era, era proprio sì, parte, parte della sua storia. Lui veniva dalla, dalla Bretagna, mi sembra da, 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 da quella zona, e poi è da vedere fino a che punto eh, la leggenda si, si mischia con la realtà. Però c'era questa storia di questo che lui aveva lavorato come minatore e anche questo insomma, dava l'idea, uno diceva, Vabbè, ma uno che ha fatto una vita così difficile, una volta che va sul ring non ha paura di niente, no, non è forte. che è, è l'avversario di turno che lo che lo spaventa. Certo insomma. che questo Mitri davvero si è trovato un toro scatenato una volta, un minatore corpulento un'altra volta, <ride> cioè anche lui avrà vissuto anche della gloria di questi avversari, però si è trovato davvero a scontrarsi con certo, dei grandi no, eh, dubbi, campioni. Certo. Eh, allora ricordiamo in sintesi, nel 50 si scontra con Jack Lamotta, l'italo-americano detto appunto il toro del Bronx e perde, ecco continuiamo a vedere delle immagini, no? in questo incontro pesantissimo, per lui durissimo, resistendo comunque per 15 riprese, no? i maligni dissero che il motivo della sconfitta fosse stato psicologico, appunto ricordiamo la gelosia, per la Miss Italia Fulvia Franco, da lui sposata il 15 gennaio, quindi poco prima sì. in realtà dell'incontro, che era Hollywood a cercare fortuna, quindi anche la psicologia no, di questo grande campione era stata minata, se vogliamo, da queste vicende umane. Poi nel 1954 però si risolleva, quindi dimostra una grande forza, sia fisica che mentale, di nuovo una ritrovata lucidità, perché riconquista il titolo europeo dei pesi medi, battendo clamorosamente alla prima ripresa per KO tecnico l'inglese ex campione del mondo Randy Taylor. Tarpin, certo. giusto, tarpin, ma solo cinque mesi dopo, quindi davvero un'altalena no, di gioie, sconfitte, vittorie, dopo dico, perse nuovamente contro il francese, abbiamo visto le immagini, Charles Humetz. Sì, sì, due volte, quindi due volte l'ha incontrato e due volte... Quindi non c'era una continuità no, di vittoria, era un'altalena di umori anche umani, personali, appunto dolori, passioni e così si rifletteva anche nello sport. Quindi una discontinuità, se vogliamo, nella resa, però comunque sempre eh, grande attenzione no, da parte appunto della gente, dei suoi anche fan, ammiratori, perché penso sì. ne avesse comunque moltissimi. Sì, poi lui ha affrontato anche delle tournée all'estero dove comunque era stato accompagnato eh, dalla simpatia, era stato eh, a lungo in, in Australia perché ha fatto diversi combattimenti. E anche lì la comunità italiana naturalmente l'aveva adottato perché era il campione che arrivava fin là per. Si faceva per comunque voler bene, no? un po anche a livello sportivo era apprezzato dicevamo più che per la forza, per il pugno eh, micidiale, era apprezzato per l'eleganza, per il suo stile, no? molto, così, sì, molto anche, particolare. Anche in questo forse no? era un pugile un po' anomalo, mm -hmm. perché uno magari pensa al, al pugile del del K.O. al primo round, poi come abbiamo visto quando era, quando era il caso come nel combattimento partito europeo, anche lì lui è riuscito a piazzare la botta eh, che sì, ha steso l'avversario subito. però ora per lo subito, stile e l'eleganza sì. che colpivano, no? E poi appunto dal a livello umano piaceva, un po' per la sua cronaca, per la sua, le sue storie, le sue vicende personali, ma poi perché era comunque una persona di carisma, ecco, lo vediamo, era anche di bell'aspetto insomma, al di là. Sì, poi Dopo le... dei pugni che si era preso gli avevano cambiato un po' i connotati. Sì, poi non le mandava neanche a dire. è lato esatto, perché... molto schietto. anche Tornando da di ad esempio alla, alla parentesi cinematografica, c'è cioè anche questo da ricordare che lui avrebbe potuto anche costruirsi una carriera d'attore vera. Mm -hmm perché c'era stata un'occasione con Antonioni che gli aveva proposto il, la parte del protagonista nel film Grido e lui aveva rifiutato perché il copione eh, voleva che il protagonista venisse tradito. Dalla moglie. E non accettava di rivivere eh, magari delle no, cose. E quindi lui fatto. ha detto: oh, Grazie, ma la parte del cornuto non voglio farla, ah. e, e quindi poi. ha ah, in qualche la modo glò... rinunciato a un'opportunità di carriera. Sicuramente per perché sarebbe stato protagonista in un film d'autore, eh, ma lui piaceva poi anche a, a Visconti, d'altra parte pensiamo comunque che era il regista di Rocco e i suoi fratelli, quindi comunque insomma di storie in qualche modo appunto legate alla. alla, alla anche lo sport, e, e quindi grandi nomi della, della, del cinema erano comunque incuriositi e affascinati da lui. Quindi disponibili a dare un'opportunità, però lui aveva le idee molto chiare, no? sì, una bella personalità. Sì, eh, accettava, era disponibile da, ad ascoltare questi suggerimenti, però eh, la parte proposta da Antonioni aveva, Antonio proprio, aveva proprio un difetto alla base che era il ruolo e quello proprio non, non voleva farlo. Ecco, siamo quasi in chiusura, Roberto, quindi eh, ricordo, no, come abbiamo già fatto prima, gli ultimi anni di vita molto dolorosi. Furono segnati, oltre che da gravi problemi familiari, come la morte dei due figli, Alessandro e Tiberia, no? dopo sì. come mai sono morti di cosa. Uno è morto per droga e l'altro di l'AIDS. Ah, quindi davvero quindi, una scomparsa sì. tragica per entrambi i figli, dicevo eh, vita eh, segnata da un progressivo deterioramento delle facoltà mentali, riconducibile. C'è stata sia... anche l'esperienza del carcere, tra l'altro per miti nel frattempo, quindi ah, comunque... Dittura, sì. Quindi davvero vicende molto traumatiche, no? Ecco, ricordo i traumi subiti negli incontri, forse provocarono no, anche la sua malattia, sia la dipendenza dalla cocaina e dall'alcolismo. Quindi sì, una vita chiusa appunto tragicamente. E leggo qui appunto perché siamo in chiusura. Tiberio Mitri è un personaggio che ancora oggi conquista per l'eleganza della sua box, il fascino dell'Angelo Biondo e la sua unicità nell'essere controcorrente. A dieci anni dalla sua scomparsa è stato riscoperto anche dai giovani e dal sempre più numeroso popolo di internet. La rete, rilanciando i filmati Miaco e Nero degli incontri, tra cui quello tra Mitri e la Motta, sta perpetuando il mito del campione. Questo libro non vuole dare giudizi, ma raccontare nel modo più rispettoso e completo la vita mai banale di Tiberio Mitri. Bene, allora davvero complimenti. Abbiamo potuto farlo grazie eh. anche, voglio solo ricordare una cosa, grazie anche alla collaborazione e alla disponibilità di persone che hanno avuto comunque una parte importante nella vita dei mitri, cominciare dalla sorella Gianna, che tra l'altro ci ha fornito anche delle delle foto inedite di vita familiare anche esatto, del campione, che... lo vediamo con la Fulvia Franco a, le vediamo nel libro, a Valbruna, quindi... le prime... Eh, sì. Sto guardando, bellissima, qui Fulvia Franco, Tibario Mitri, Fulvia... no davvero mh, un tuffo in una vita così appunto suggestiva, affascinante, piena di passioni e anche appunto tragica. Eh, io ti ringrazio, Roberto. Complimenti Grazie a te e a, a Severino Baffa per aver ricostruito con uh, così precisione, no? con questa grande precisione e profondità uh, l'immagine di questo grandissimo campione della box che rimane appunto nella leggenda mentre altri abbiamo visto che vengono dimenticati. Lui resta così il grande campione della box nell'immaginario collettivo, continua ad appassionare anche i giovani. Allora, amici, vi invito dunque a leggere questo bellissimo libro, Tiberio Mitri, Il pugile, la favola, il dramma, edito da edizioni a nord est scritto lo ricordo da Roberto De Grassi e Severino Baff con anche la presentazione di Nino benvenuti Roberto io ti ringrazio lo invoco al lupo per tutto buon rientro in, in Friuli hai il tuo bel da fare anche eh, appunto ricordiamo che sei giornalista quindi ritorni anche nella tua redazione e grazie davvero per averci descritto questo grande grandissimo campione della boxe grazie a voi allora amici salutiamo e ringraziamo Roberto De Grassi io vi ringrazio di essere stati con noi spero vi sia piaciuta no, questa puntata Dedicata a un grandissimo campione come Tiberio Mitri. Vi aspetto domani, sempre fra le 13 e le 14, nel vostro salottino di Chiacchiere e Caffè per altri ospiti, altri caffè da bere in compagnia. Ciao a tutti, grazie a domani. Every night.